Harley Davidson non ci sta a fare da spettatrice ed entra a gambe tese nel segmento delle crossover di grossa cilindrata, da sempre feudo incontrastato delle varie BMW R1250 GS, della Ducati Multistrada e della KTM 1290 Super Adventure. E lo fa con la Pan American 1250, un'autentica Jeep a due ruote. La scelta del nome non è certo casuale e si rifà al Pan American Highway, una fitta rete di strade e autostrade che collega il continente americano da nord a sud sulla costa del Pacifico, a richiamare la vocazione avventurosa di questa moto. Due le versioni, la Pan American 1250 e la Pan American 1250 Special. Per scoprirle siamo venuti nell'Appennino emiliano e le abbiamo strapazzate come si deve. Andiamole a scoprire assieme, seguitemi! Il motore è l'elemento centrale di questo nuovo progetto. Si tratta del nuovissimo bicilindrico Revolution Max di 1252 cm3 AV, sviluppato appositamente per questa moto. Ha una potenza di ben 150 cavalli e una coppia di 125 Nm. Naturalmente ha le quattro valvole per cilindro, il raffreddamento a liquido e l'immancabile fasatura variabile. Ma come dice un vecchio adagio, la potenza è nulla senza controllo. Per cui troviamo una ciclistica moderna che sfrutta il motore come elemento stressato, con un telaio a traliccio e un forcellone in alluminio, e accoppiati a una ruota anteriore da 19 pollici e a un cerchio posteriore da 17. Per affrontare il fuoristrada in tutta sicurezza, la Pan America è dotata di sospensioni a lunga escursione, 190 mm davanti e dietro. All'anteriore troviamo una forcella Showa da 47 mm di diametro completamente regolabile, accoppiata a un mono anch'esso completamente regolabile, dotato di vaschetta di espansione. In più sulla Pan America 1250 Special troviamo delle robuste protezioni tubolari, una piastra paramotore in alluminio, l'ammortizzatore di sterzo e il cavalletto centrale che fa sempre comodo con la moto a pieno carico. La moto non ha certo un fuscello, è dominata dal voluminoso serbatoio da 21 litri e dall'ampio cupolino anteriore che ricorda un po' quello della Road Glide e un po' quello della Fat Bob. E poi abbiamo la seduta che è regolabile, nella posizione più bassa dista 87 cm da terra, in quella più alta ben 89 cm da terra, e poi bisogna fare i conti con un peso in ordine di marcia che per la versione base raggiunge 242 kg in ordine di marcia, mentre per la Special sale addirittura a 253 kg in ordine di marcia. Insomma, non bisogna essere certo l'attore americano nonché ambassador della casa Jason Momoa, ma per salirci in sella una certa prestanza fisica dà certo una mano. Per fortuna ci viene incontro un accessorio della casa che permette di regolare elettronicamente la seduta di ben 2,5 cm al momento di salirci in sella. Purtroppo è un accessorio abbastanza costoso e disponibile solo sulla 1250 Special e costa ben 670 euro. Ricchissima la dotazione elettronica. Di serie troviamo 5 Riding Mode, Road, Sport, Rain, Off-Road e Off-Road Plus per il fuoristrada impegnativo. E poi abbiamo una nuovissima piattaforma inerziale a 6 assi che gestisce il controllo di trazione di tipo cornering, un ABS di tipo cornering e abbiamo anche la gestione del freno motore. In più sulla versione Special abbiamo le sospensioni Showa a regolazione elettronica e il faro con funzione cornering, ossia che illumina la parte interna della curva quando si impiega. Ragazzi, la strumentazione è davvero a berlina di lusso. La scena è dominata dall'ampio display TFT a colori da ben 6.8 pollici. Abbiamo il trattamento antiriflesso, la superficie touch come quella dei cellulari e in più se ne può regolare l'inclinazione. Abbiamo poi la leva che permette tramite una sicura di sbloccare la regolazione del parabrezza in altezza di ben 4,5 cm e poi abbiamo il blocchetto di sinistra affollatissimo. Questi sono praticamente i cursori per il cruise control di serie su entrambe le versioni, il pulsante per le manopole riscaldate di serie sulla Special e qua invece troviamo il pulsante che permette di scorrere tra i vari sottomenu della strumentazione. E se entriamo per esempio in impostazioni, tramite queste frecce possiamo scorrere i vari parametri. Per esempio qua entriamo nel settaggio del Bluetooth e possiamo aggiungere un nuovo telefono, lista cuffie, aggiungere nuove cuffie e tramite il pulsante Home ritorniamo alla schermata principale. Sul blocchetto destro invece abbiamo il pulsante che permette di scorrere tra i vari riding mode, mentre invece qua in basso, e questa è una prerogativa praticamente unica,
e abbiamo dei pulsanti dedicati all'infotainment nel caso in cui dovessimo collegare il nostro interfono alla strumentazione di bordo. E poi in basso abbiamo il pulsante che permette di disattivare il traction e addirittura di attivare i comandi vocali, sempre per quanto riguarda l'interfono. Pan America, l'Harley che non ti aspetti, è questa la prima impressione che mi viene a caldo scendendo dalla crossover americana, perché è maneggevole, svelta e rassicurante, ma procediamo con ordine. La posizione di guida è da vera GT, si sta col busto ben eretto e le braccia allungate sul manubrio, piuttosto spostate in avanti rispetto al busto del pilota. Una posizione per nulla scomoda, anzi tutt'altro, e alla quale ci si abitua in fretta. Ma è alla guida che questa Harley lascia letteralmente di stucco. Tra le curve è svelta, non lo diresti mai guardandola da fermo o leggendo il peso sulla scheda tecnica, e invece lei ti sorprende con un'agilità e una maneggevolezza davvero sorprendenti, merito di una ciclistica sana e di un bilanciamento dei pesi esemplari. E poi c'è anche l'avantreno granitico preciso, sembra di viaggiare su un binario, con un comportamento estremamente rassicurante. Anche nelle curve in rapida successione, basta caricare leggermente le pedane e lei vi asseconderà docile, senza fatica. Questo bicilindricone ha davvero tanta birra, con una schiena impressionante. Come tutti i grossi bicilindrici, sotto i 2000 scalcia un po', ma poi a partire dai 2500 giri riprende con una grinta e una fluidità davvero notevoli, senza però mai mettere in difficoltà il pilota. Ai medi è estremamente grintoso e ha un allungo che non fa rimpiangere motori con più cilindri, con una spinta davvero poderosa fino ai 9000 giri, magia della fasatura variabile, bene il cambio, sempre rapido e preciso. E poi ci sono loro, gli pneumatici Michelin Scorcher Adventure, che nonostante l'aspetto avventuroso dicono la loro anche nella guida più sportiva. Il tutto coadiuvato dalle sospensioni Showa a regolazione elettronica che assecondano alla perfezione tanto la guida più sportiva quanto quella turistica. Ragazzi, anche nel fuoristrada, ovviamente parliamo del fuoristrada light, questa Pan America 1050 è una vera rivelazione. In piedi sulle pedane la posizione di guida è abbastanza buona per dominare i suoi oltre 250 kg di peso in ordine di marcia, grazie alle pedane ben collocate e al manubrio largo che aiuta a dominarla anche nello sterrato più smosso. Abbiamo poi la risposta del motore che in modalità off-road è abbastanza dolce e permette di affrontare senza patemi anche i tratti sassosi più smossi. E poi abbiamo le sospensioni che, forti di loro 199 mm di escursione, permettono di copiare abbastanza bene ogni avvallamento. C'è da dire che le sospensioni Showa a regolazione elettronica lavorano davvero molto bene. E poi abbiamo l'ottimo bilanciamento dei pesi che anche qui in fuoristrada ci restituisce una sensazione di agilità e di maneggevolezza molto buona. Capitolo a parte per quanto riguarda l'impianto frenante. La potenza c'è e non potrebbe essere diversamente visto che è tutto griffato Brembo, ma richiede uno sforzo notevole su leva e pedale per arrestarsi poco spazio, soprattutto quando si va forte, veramente forte. E poi c'è il sistema di frenata combinata che dà una mano. Azionando solo la leva anteriore, la potenza viene ripartita anche al posteriore e viceversa. Notevole anche il comfort di marcia, la protezione dall'aria è ottima e le vibrazioni praticamente assenti, almeno quelle cattive, e persino il calore emanato dal motore ci è parso ben gestito, a parte quello fisiologico proveniente dai collettori di scarico posti sul lato destro che scaldano il polpaccio. Insomma, buona la prima, verrebbe da dire. Questa crossover è svelta tra le curve, ha una cavalleria che non sfigura davanti le concorrenti più agguerrite e se la cava nell'off-road più leggero, il tutto condito dal classico comfort che caratterizza le grosse Harley da turismo. Insomma, il concetto di adventuring rivisto secondo la casa americana. Difetti? La stampella laterale è scomoda da azionare, non ci sarebbe spiaciuto il cambio elettronico, la presa USB sul cruscotto e, come detto prima, una frenata più incisiva. Per ultimo abbiamo lasciato il capitolo prezzo, davvero interessante. Si parte infatti dai 16.300 euro della Pan American 1250 per arrivare ai 18.700 euro della Pan American 1250 Special. Un prezzo, come diciamo, estremamente competitivo sia per un Harley Davidson che per una crossover di grossa cilindrata.
Se vi è piaciuto questo video metteteci un like, iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticate di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e naturalmente sul nostro sito insella.it. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!